Buonasera, ebbene a te, sono le 6:20. Andiamo in cucina a decidere cosa mangiare in base a quello che abbiamo a disposizione, ovviamente. Credo che domani, dato che Marco è a casa, faremo un salto al Penny, farò un pochino di spesa. Quindi, per stasera comunque mangiamo quello che c'è. Dunque, se avete visto il video di ieri, saprete che sono stanca perché ho lavorato pure tutta la casa. Quindi non è che abbia tutta questa voglia di cucinare. Infatti sto prendendo in considerazione i rustici leccesi. Olaf vuole bere. Eccola. Diamogli l'acqua. Comunque dicevo, appunto sono stanca. Stavo prendendo in considerazione i rustici d'accesi per cena. Oppure, no, oppure un cavolo, come ho detto. Stavo pensando al pan pizza, ma non c'è pomodoro. Perché poi il problema è che mancano un po' di cose in casa, quindi bisogna adeguarsi. Oppure in freezer ho un po' di minestrone. Potrei farmi il riso. Anche se appunto non ho molto voglia di cucinare, però ho fame. Volevo un attimo farvi vedere l'effetto dei LED dietro un mobiletto con i teschi. Ora che è buio. Fa molto Halloween. Qui il mio risottino sta cuocendo. Risottino pronto, buon appetito. Ok, stasera mi sa che abbiamo mangiato prestino perché sono le 8:20 e abbiamo appunto già mangiato e ho anche già sistemato la cucina. E ho anche già sonno, ma vabbè, presto, quindi mi metterò a montare il video, ma prima pigiama. Ok, pigiama messo e anche giacchetto. Fuori piove, inizio a montare il video, poi potrei valutare una bella cioccolata calda. Io comunque volevo montare il video. Scusi, eh. Un po' più in qua. Un pochino. Un po' più in qua. Noi due. Io comunque sto guardando questa serie qua. È troppo carina. È di una dolcezza, di una tenerezza troppo troppo carina. Ok, spingiamo tutto e andiamo a dormire. Che bello andare a dormire con il rumore della pioggia. Super rilassante. Comunque, io vado a dormire. Buonanotte. Buongiorno, è sabato. Per adesso non piove, ma comunque non mi sembra che si prospetti una bella giornata. Comunque sono quasi le 8. Mi ero svegliata alle 6:30, puntuale, ma sono rimasta notte qua a letto. Intanto andiamo a farci un caffè, poi ci prepariamo. Sicuramente andremo a fare colazione. E alla COP andremo anche al Penny oggi, ma forse nel pomeriggio. Li scaglioniamo. Sono le 9:15, direi che è ora di iniziare il restauro. Ok, pronta, trucco fatto. Metto un giacchettino ovviamente. Ho appena reso conto che dovrei ricomprare questo rossetto qua di Shiglam, perché questo è quello che rimane. Colazione fatta, adesso ci siamo fermati un attimo in farmacia che Marco deve prendere le cose per sua mamma, che poi possiamo portarle al volo. Poi andiamo da Cinese a prendere i croccantini e alla Coop a prendere due cosine, che poi nel pomeriggio, come dicevo, andiamo al Penny e andiamo a fare un aperitivino di quelli un po' più easy, nel posticino un po' più alla mano. Si trova vicino a un Penny che tra l'altro c'è sempre meno confusione in quel Penny lì, c'è meno coda, meno gente in generale, quindi
Qui c'è già tutte le cosine di Natale. Ops, si è rotto qualcosa. Che carini questi. Anche questi sono carucci. Questi. Guarda che carini. Questi. Potrei farli con la pasta di mais. Sì, ma c'è manco sì. Comunque qui non c'è manco un prezzo. Perché l'hanno appena messi. Sì, quindi secondo me li fai anche te e li fai anche meglio. Vabbè, meglio, non esageriamo. Guarda questi. Cinesi e COP fatti. Ora Marco è sceso a lasciare le cose a sua mamma. Poi torniamo a casa. Sono già le 10:30. A casa devo ancora fare tutto, devo anche rifare i letti. Ah, ma è qui la mamma di Marco. Oddio, mi sa che mi ha vista. No, non mi ha vista. Però ha visto la macchina sicuramente. Oh, con un po' di luce finalmente. E dunque, dei cinesi ho ripreso i tappetini, visto che sono in offerta a 2,49€, quindi ho preso un altro pacchetto, e poi i croccantini gelati Friskies. Ah, abbiamo anche preso la lacca colorata. Sì, lacca colorata rossa per Marco. Per Halloween, se faremo qualcosa, credo che non piova. Poi siamo andati alla coppa, abbiamo preso la Fanta Zero, l'estate Zero, le pizze. Allora, questa volta ho controllato meglio, nel banco frigo ho trovato questa, con lievito madre. Oh. Poi le solite, i quattro formaggi per Franci e margherita per Marco. Poi i biscotti, gran cereale al cioccolato, ne ho presi 5 pacchetti, ho fatto scorta, gorgonzola, banane, latte Zimil, poi ho preso 4 zucchine, i noodles alla salsa teriyaki, la mozzarella di bufala e poi abbiamo preso le patatine per l'aperitivo. Queste sono quelle che mangio io e queste sono quelle che mangio io. E basta, e poi appunto andremo oggi al Penny a fare un pochino di spesa. Adesso ho posto queste cose, ora mi cambio e inizio a sistemare un po' la casa. Pulizie fatte, adesso sono le 11:30, ci facciamo un altro caffè e nel frattempo andate con un po' i video. Prima di tutto riguardo e sport, quello per domani, e poi se ce la faccio finalmente vorrei montare quello della spazzola. Sono le 2, Marco è andato a dormire, abbiamo mangiato 2 rustici, leccesi così, al volo. Dopo, quando si alza, andiamo a fare l'aperitivo, come vi dicevo, poi andiamo al Penny a fare un pochino di spesa. Ah, e c'è anche da passare, spero di ricordarmelo, da Piumè per prendere la sabbietta. Perché l'ultima che ho preso dei cinesi, Lilly, a parte è già finita, è veramente durata pochissimo. Non è vero che la sabbietta non restava attaccata alle zampe, quindi l'ho ritrovata comunque un po' sparsa in giro. E soprattutto evidentemente non agglomera bene, perché stava un po' di cattivo odore, quindi sicuramente perché appunto la sabbietta non agglomera bene. Se fa bene la palla, togli tutta la pipì e la sabbietta non puzza. Ora come ora per me la migliore rimane quella lì che prendo da Piumè, che è la Sunnycut agglomerante, anche se costa 6€, però dura veramente tanto rispetto alle altre e agglomera benissimo. Ora vado di là da Francia e ci guardiamo una puntata di One Piece e poi devo ancora montare il video della spazzola, ovviamente, e poi devo registrare un nuovo video perché non ci potete credere. Mi è arrivato un pacco ed è una collaborazione con Temu. Ho potuto spendere una piccola cifra, però io ne sono super onorata e quindi non vedo l'ora di registrare il video e appunto aprire il pacco. Ah, mi ero poi dimenticata di dirvi, vi ricordate il teschio? Immagino di sì.
e che presso Shin che aveva uno zigomo rotto. Ho contattato l'assistenza, appunto Shin ha mandato la foto e mi hanno rimborsato completamente il teschio senza dover fare il reso, quindi il teschio mi è rimasto un po' ammaccato, ma completamente rimborsato, quindi sono molto contenta. Allora, sono le 3:15 quasi. Mi sa che non faccio in tempo a fare il video dello spacchettamento di Temu. Uffa, mi tocca aspettare fino a domani. Però non voglio fare le cose in fretta, quindi pazienza, facciamo domani. Intanto vediamo se finalmente riesco a montare il video della spazzola, perlomeno. Sono le 5, ho caricato il video per domani e finalmente sono riuscita a montare il video della spazzola. E tra poco ci vestiamo e andiamo a fare l'aperitivo e al Penny. Ok, mi sono pronta. Amore caro. Dimmi, Stefano. C'è questa in offerta che è troppo buono. Come fregare un marito. Basta caro. Chiamarlo amore caro. Siamo tornati, abbiamo fatto un po' di spesa al Penny, abbiamo speso tipo 123 euro, ma penso che ve la farò vedere nel video di domani. E per oggi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e appunto ci vediamo domani.